Lei è l'una per far bella figura. E è un personaggio mediatore, uno di quelli che uso più spesso. Lo uso con una fascia d'età dai 5 anni in su, perché prima o poi incutere un po' spavento, perché la caratteristica principale di questo pupazzo è quella di sembrare di essere vivo. Ora si vedrebbe meglio se io fossi in piedi. Smettila, non esagerare. Lasci. Non c'è. No, no. Quante volte te lo devo dire? Calma, calma. È un pupazzo a molla, in commercio lo trovate col nome di Rocky Raccoon. Tieni un po' di pappa. Personaggio mediatore in che senso? Che cosa vuol dire? È un burattino o un pupazzo la cui specificità è quella di facilitare una relazione con le persone, specialmente se queste sono in un contesto di disagio. Quindi noi siamo magicolieri e giochiamo con le persone in ospedale e questo è un oggetto preziosissimo. Spesso può essere utilizzato per le classiche gag della busta del bianco, in cui il clown, cioè il magicoliere, fa la parte della busta del bianco e il pupazzo fa la parte dell'Augusto. Vi faccio un esempio. Io posso dire, in questo caso al bambino, che Luna farà una magia straordinaria, cioè farà sparire. Non te la ricordi quella magia? Ah, ok, vabbè. Facciamo un'altra magia, allora vi chiedo scusa. Facciamo una magia che è questa qui, del libro magico, e la fa lei. E se la, ho capito, capito. Se la magia le riesce bene, il regalo avrà questo dado per la sua collezione. L'ho perso io e ce l'avevo qui. Boh, vabbè. C'era un altro. Facciamo così allora. Se facciamo la magia fatta bene, la fai te, il regalo ti do questo dado qui per. No, 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 ce l'avevo io, ma no, non è che l'hai preso te, eh? Ho capito, c'ho l'ultimo in tasca, vabbè. Allora, se fai la masia, non lo prendere, eh. Se fai la magia fatta bene, dai, chi l'ha presa? Il cameraman. Amico cameraman, l'hai preso te il dado? Lo vedi? Indica te. Ho capito, ridammi il dado, dai. Dammi il dado. Ecco. Questo lo prendiamo dopo che abbiamo fatto la magia, vergognati. Di più. Di più. Basta vergognarsi. Dammi un bacio. No, senza leccarmi la guancia. Un bacio a labbra secche. No, mi devi che mi devi lasciare la bava tua sulla guancia, Luna. No, 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 un bacio con lo stampo, così. Ecco, tutte queste cose mentre vengono fatte fanno ridere i bambini, perché è vero che ogni bambino è diverso, però ci sono dei tipi, delle tipologie di comicità che accomunano diverse fasi evolutive. Ecco, questo è un tipo di comicità, questa che avete visto, del dado che sparisce, cioè che lei che mi frega un oggetto di. A mia insaputa, è lei che mi reca la guancia, funziona dai 5-6 anni fino ai 9-10, è un tipo di comicità che funziona. La sparizione è così, io tiro l'oggetto in alto, pepepepepepepe, tiro l'oggetto in alto e l'afferro con l'altra mano. Così, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, vabbè, si spiegano i segreti l'una. Poi questo, per esempio, è un tipo. È un classico, che è il libro magico, se si sfoglia così è bianco, se si sfoglia a metà è colorato, se lo sfogliamo in cima, nella prima sezione del libro, è in bianco e nero. Questo perché le pagine sono tagliate in modo particolare, al centro sono più lunghe, in cima sono un po' più corte,
e in basso ancora un po' più corte. Quindi sfogliandole in questi specifici punti ne prendiamo solo a gruppetti e non nella loro totalità. Luna in questo caso, dopo aver mostrato che il libro è completamente bianco, può diventare un'enorme matita e può essere impiegata per fare disegni, quindi disegni sul circo, si fa pagliacci, si fanno i funamboli, si fa qualche mago, qualche coniglio, un cilindro, si fa soffiare il bambino, si schioccano le dita e voilà. Addirittura lo possiamo colorare, Luna si trasforma in un'enorme pennella, prendiamo un po' di rosso, un po' di giallo, un po' di blu, un po' di verde, dai, un po' di marrone e 1, 2, 3, voilà. E proprio perché la magia è venuta bene, mi complimento con Luna, sei stata bravissima, e la festeggio, la porto in tre pubblico, in questo modo. Per Luna, hip, no, tranquillo, hip hip, urrà! Quando succede che voi combinate un guaio, i bambini ridono. Chiaramente io non è che posso lasciare sternazzata Luna in terra in questo modo qui, però ci posso giocare sopra, quindi può diventare un cappello per gli indiani, oppure una borsetta. Sembra più una mazza medievale così. O realizzare un cappello degli indiani, come ci ha fatto prima, una cravatta mettendola dentro la camicia, un paio di baffi, un canocchiale, un orologio a pendolo e così via. Poi però in fondo mai lasciare un pupazzo morto, mai, perché andremo ad acuire una sofferenza, un disagio che è già presente nel bambino in ospedale. E poi a quell'età, quando un oggetto scompare dalla vista, rimane un po' di stucco e rimane male se quell'oggetto non ricompare. Figuriamoci se vedi un pupazzo che cade in terra, che te avevi fatto credere essere vivo e non si ripiglia più, quindi non va bene. Respirazione bocca a bocca. Eccola. E poi lei si riprende, magari un po' arrabbiata.